Direttore, che cosa si prevede allora per il futuro? Presto annuncerete comunque i lavori e anche come sarà il layout del San Donato. Ma crediamo che una ristrutturazione così importante del San Donato non possa avvenire se non con il coinvolgimento dei professionisti. Questo è il motivo per cui al progetto che ci hanno presentato i progettisti voglio sentire i professionisti del San Donato per capire cosa ne pensano. Il processo di condivisione è coordinato dal direttore sanitario dell'ospedale. Pensiamo di incontrare in una prossima settimana, probabilmente già alla fine di questa, i professionisti in modo tale da presentare alla città il San Donato 2.0. Ci delinea quali sono i punti, gli aspetti cruciali di questo nuovo San Donato? Ma vogliamo un ospedale più moderno, più funzionale, più umano e più efficiente. Per far questo bisogna separare i percorsi, è uno degli insegnamenti del Covid. Da una parte quindi la linea ambulatoriale, dall'altra la linea dei day hospital, dall'altra la linea dei ricoveri. Da una parte i ricoveri medici, dall'altra i ricoveri chirurgici. E i ricoveri chirurgici fatti vicino al blocco operatorio, in maniera tale da ridurre i percorsi, facilitare il passaggio di un paziente da un livello a un altro e, tra le altre cose, separare e rendere più sicuro proprio l'attività di cura del San Donato. E per quanto riguarda il layout del San Donato, per renderlo anche più friendly e più accessibile, anche più comprensibile nei suoi percorsi? Ma basta questo per renderlo più flessibile e più accessibile. In questo momento al San Donato le persone che devono fare visite ambulatoriali possono passare da un piano a un altro e da una torre a un'altra. Sarebbe bene concentrare queste attività, come ho già detto, da una parte dell'ospedale.